Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao, ben arrivati in questo nuovo video. Mi vedete sistemata e acconciata come nel video precedente perché li sto girando uno dietro l'altro, visto che ho i prodotti già sistemati per la recensione, però non volevo che diventasse un video troppo lungo, quindi il primo l'ho fatto per marca e questo è un pochettino più random rispetto ai prodotti che vi mostro. Quindi video recensione, iniziamo con... Opla! Questo è il top coat della Sinful Color Top Shine Top Coat Brilliant da 15 ml, numero il 903. Lo vedete rossiccio perché la prima volta che l'ho messo l'ho appoggiato su ovviamente al solito a un solito smalto rosso e tutti i miei top coat a un certo punto diventano rossi. Non so come può succedere una cosa del genere. Allora, abbasso lo sguardo perché ho il mio foglietto con le indicazioni che mi sono presa. Allora, il pennellino è di questi normali tondi molto sottili, il quale però non prende uniformemente il prodotto ed è difficile da distribuire sull'unghia, quindi questa è la prima nota negativa del prodotto. Come nota positiva posso dire che ha un'asciugatura molto rapida, quindi la manicure è molto veloce. L'effetto è veramente lucidissimo e rimane lucido per giorni, scusatemi, almeno per i 4 giorni c'è quest'unghia veramente molto molto lucida. A volte, scusate se ho accelerato un attimo, ma vedo lampeggiare la lampadina della batteria, non vorrei che mi lasciasse a piedi e io continuo a toccarmi questi capelli. Ho uno stress. Comunque, quindi il prodotto, lo smalto rimane lucido veramente per molti giorni di seguito. Capita a volte con dei top coat, il secondo, il terzo giorno, già l'effetto lucido va a svanire con questo e dura tantissimissimo. Ma al quarto giorno, essendo molto lucido, quindi costruisce una barriera sull'unghia. Si inizia a scheggiare, cioè si fanno quelle righe, antistatiche righine nello smalto, che se è uno smalto chiaro non si vede, ok, ma se è uno smalto scuro si iniziano a vedere, quindi lo devi cambiare. Comunque la durata prima della masbeccatura è di 6 giorni, quindi come top coat è approvatissimo. Allora, altro prodotto da recensire, vi faccio vedere la bustina, eccola qua. È una saponetta che ho messo in questo contenitore rosa perché ve lo porto in palestra. La uso ormai da ottobre e faccio la doccia in palestra 3 volte a settimana e in più spesso e volentieri la uso anche a casa come saponetta mani. È una saponetta all'olio d'oliva che mia sorella ha preso in Turchia, ma il prodotto è, come profuma, è greco. L'ho trovata molto nutriente. Primo mese che ho utilizzato, le docce che facevo in palestra, non mi sono portata puntualmente la crema corpo perché volevo vedere fin quanto mi riuscisse a idratare il corpo soltanto la saponetta. Mi ha idratato perfettamente il corpo. Uso la crema perché è un'abitudine ormai, è anche una coccola che mi concedo dopo l'allenamento. Però non ne necessita, lascia questa pelle molto morbida e profumata di olio d'oliva che perdura. Io dopo l'allenamento, ovviamente è tardi, torno a casa, mi metto il pigiama e me ne vado a dormire, però sotto le lenzuola, sotto le coperte si sente questo odore di Mediterraneo che ti avvolge, è molto confortevole. Altro prodotto che mi aveva portato mia sorella sempre dalla vacanza in Turchia è una pietra pomice quadrata, non so se si vedono i buchetti. Questa non aveva marca, però cose del genere in tutti i negozi bio, è uscita con 3000B, nei negozi erboristici, eccetera, si trovano. Sono le, tra virgolette, le vere pietre pomice, pomice, mi ricordo come si dice. Io questa la uso sempre da ottobre, ottobre o metà settembre, vabbè, comunque, su per giù da un po' di mesi. E io faccio un pedicure curativo, quindi vado a farmi sistemare, tra virgolette, i piedi dall'estetista una volta ogni 2 mesi, da quando utilizzo questa.
perché ovviamente dopo la doccia o anche se ne ho voglia faccio un pediluvio così mi metto in camera tranquilla e dopo vado a grattugiarmi il piede e ho un piede veramente più morbido per più tempo, quindi riesco a posticipare di diverso tempo il mio pedicure, non ho più bisogno, l'esigenza di farlo con una frequenza più ristretta, ma riesco ad allungare i tempi. E da quando la uso si è leggermente consumata agli angolini perché poi vado a grattare anche per esempio sul polliciotto lateralmente in questo senso e lo faccio con la punta, però la pietra così com'era, così quadrata com'era, non si è ancora non si è proprio per niente consumata. Al negozio bio dove abitavo prima, se non sbaglio, una pietra così grande la vendevano al di sotto delle 3 euro, quindi sono prodotti che tu acquisti, ma poi ti durano una vita. Altro prodotto che mi ha portato mia sorella, sempre dalla Turchia, nella stessa confezione, di cui la scatolina è questa, si vede già la signorina che si scrabba col guantino, è un guanto, più che altro una presina, io la chiamerei, beciolina con ridini marroncini, che ha anche l'accettino per poterlo comodamente legare al braccio, alla mano, ed è un guanto scrabbante molto delicato. Io in palestra non uso questo tipo di guanto scrub, ma preferisco portarmi un prodotto che non assorba acqua, quindi è una spugna tra virgolette di plastica che ha dei dentini e quindi posso scrabbarmi velocemente e non rischiare di anacquarmi la borsa. Per un mese ho fatto la prova di usare solo questo prodotto tra una ceretta e l'altra, solo questo guanto, per vedere quanto effettivamente mi scrabbasse e se aiutasse o meno la mia pelle a rigenerarsi tra la ceretta e l'altra. Quindi considerate una doccia al giorno, ho usato sempre questo per un mese, chiedo scusa per partire una trapanata, e io tra una ceretta e l'altra ho dietro al polpaccio mi si creano qualche peletto, non riesce a forare la pelle e quindi rimane sotto pelle. Grazie all'uso costante di un guantino che poi è molto, sembra lino grezzo, qualcosa del genere, è relativamente morbido, però poi riesce a scrabbare. È uno scrub leggerissimo, io lo utilizzerei sinceramente anche sul viso, però mi sembra un pochino scomodo. Mi dovrei dare la schiaffone, però si vuole sempre fare. Sì, da domani lo userò anche per il viso. Comunque, tra una ceretta e l'altra, come stavo dicendo, la mia pelle non è risentito che non ho fatto uno scrub bello approfondito, perché ovviamente io farò una ceretta e l'altra, una volta al mese mi faccio il mio scrub che mi scatta per colorato, no, sto scherzando. Comunque uso qualcosa di un pochino più potente, ma quel mese che non l'ho fatto non ho avuto nessunissimo problema, anzi la mia pelle era bella, compatta, senza problemi tra virgolette. Altro prodotto bio è questo, che potrebbe sembrare uno shampoo, in realtà è un sapone intimo. In una confezione da 250 ml, si chiama La Tradizione Erboristica Intimo con olio essenziale di lavanda, amico della pelle, senza solfate, profumi chimici, conservanti coloranti, testato per il contenuto di nickel, cromo e cobalto. Stop testi sugli animali, però ha un inci piccolissimo e uno schema molto carino che ora vi voglio far vedere. Ma scusate il cambio di luce, ma iniziava a imbrunire, quindi non riuscivo più a vedermi. Allora, andiamo un po' se lo mette a fuoco. Allora, dove sei? Questo è l'inci, non so se riesco a farvelo mettere a fuoco. E sotto c'è la descrizione degli ingredienti dell'inci con la descrizione qui e la funzione dell'ingrediente qui. Una cosa molto saggia. Allora, il prodotto, come potete vedere, è molto liquido.
Ne vedete pochissimo perché l'ho già travasato un paio di volte nel contenitore da 50 ml che porto in palestra per evitare di portarmi questo coso a passeggio 3 volte, 4 volte a settimana perché c'è anche la partita. Quindi io lo metto in contenitore da 50 ml, tipo quelli da travel, quindi da viaggio, e mi trovo benissimo. Chiedo scusa. Ha un profumo erbaceo, delicato, per niente invasivo, mi piace. Comunque da quando lo uso ho riscontrato una sensazione di piacevole freschezza, non so neanche come farvi la recensione di questo prodotto, perché comunque i prodotti per igiene intima sono difficili da, almeno per me, perché ognuno ricetta delle specifiche. Io volevo qualcosa di naturale, che perché avevo un piccolo problemino, niente di serio, però non volevo evitare di usare prodotti aggressivi nella zona intima, e quindi ho scelto qualcosa di naturale, e questo prodotto mi sta aiutando a non avere la sensazione di, non so neanche come descrivere, tipo di caldo. Non era per niente piacevole. Da quando uso questo prodotto, che ormai è da ottobre che utilizzo, mi trovo perfettamente a mio agio ora col mio corpo. Ecco, così mi piace. Altro prodotto che vi recensisco è della Roche, è una mousse detergente, dove sei in italiano? Mousse detergente energizzante. Deterge la pelle delicatamente, mentre gli ingredienti energizzanti svolgono un'azione rivitalizzante. Sentirai immediatamente la tua pelle pulita e fresca, applicare sul palmo della mano, massaggiare delicatamente sul viso e sciacquare abbondantemente con acqua. Allora, come potete vedere, è liquidosa ed è una mousse, perché poi diventa tutta spumosa. Ha un comodissimo erogatore che poi bloop, esce la pallottola di mousse. Ha un profumo delicato di rosa, molto, molto piacevole. Io lo utilizzo la sera, no scusate, la mattina, ma sto vedendo una cosa, mi è imbrogliato. Comunque la mattina per eliminare dal mio viso gli eccessi di sebo che la notte porta inevitabilmente sulla nostra pelle. Quindi uso questo, mi sciacquo il viso e sono pronta per incremarmi e fare quello che devo fare. Comunque ho fatto diverse prove prima di capire che era un detergente per me solo mattiniero, perché l'ho provato anche, dove sei? Ho sempre il mio foglietto, quindi provandolo come detergente di mattina lascia la pelle molto morbida, non tira, non secca, non si ha quella sensazione oddio ho sgrassato troppo, ora mi crollo il viso. Come detergente di notte anche è buono, perché la sensazione che rimane non è secca, quindi dopo non ci sarebbe anche bisogno di mettersi della crema a notte. Ho provato a struccarmi il viso con questo prodotto, il viso praticamente c'era tutto, dai correttori, fondotinta, cipria, feci col contouring, highlighting, fard, c'era di tutto, però solo il trucco occhi era già stato tirato via e non mi è piaciuto. Però come detergente post strucco elimina gli eccessi di trucco viso che sono rimasti dopo lo struccaggio, che altrimenti rimarrebbero sul viso e noi andremo a dormire con i pori tutti chiusi, pieni di schifie dentro. Comunque lo considero un buonissimo detergente viso mattiniero, perché come ho detto prima toglie gli eccessi di sebo della notte, lascia la pelle libera di prendere cremine eccetera, senza disturbare, anche poi l'odore è molto gradevole. Altro prodotto per il viso di cui parlavo nel video precedente è questa acqua micellare della Venus, detergente viso, occhi e labbra, deterge, strucca, tonifica con acqua virginiana, decongestionante per tutti i tipi di pelle. Sono arrivata praticamente alla fine, fra qualche giorno finirà nella bustina dei prodotti da che ho smaltito. Allora, una pelle vellutata, fresca e luminosa, modo d'uso, detergere
detergere il viso, occhi e labbra con un dischetto di cotone senza risciacquare. Io lo risciacquo quasi sempre. Innovativa formula micellare senza oli e saponi. In un solo gesto deterge, strucca e tonifica, ultra delicata per tutti i tipi di pelle. Deterge struccante di origine vegetale, elimina le impurità con delicatezza. Le micelle inglobano e esportano ogni traccia di trucco. L'acqua virginiana ad azione decongestionante lenisce, rinfresca e dona vitalità alla pelle. Io l'ho utilizzato in tutti i modi, quindi come detergente, come struccante e come acqua micelle, come acqua tonica, come tonico. E ci sono cose che non mi piacciono, come il mascara, semplice mascara lo riesce a struccare. Però devo fare due pompate di acqua micellare sul dischetto. Quindi deve essere bello pregno di acqua. Mi strucca bene anche il viso con tutto, veramente tutto, però devo andarci diverse volte su ogni zona del viso, quindi tre volte fronte, la guancia, il naso, il mento, ci mette un pochettino. Se volessi struccarmi anche gli occhi, semplicemente con, io non uso trucchi waterproof, quindi sono tutti trucchi normali, ha molta difficoltà, ci mette una vita e non strucca perfettamente. A volte non mi ha struccato neanche l'ombretto che uso per sistemarmi le sopracciglia, quindi come detergente la mattina è un detergente comodo, lascia la pelle luminosa. Come detergente serale anche esso è comodo, perché ovviamente c'è bisogno di togliere lo schifo della giornata dalla pelle, quindi un'acqua si fa velocemente. E mi piace anche come tonico. Io questi due prodotti, oh mamma, ovviamente li uso insieme. La mattina utilizzo solo questo, quindi la mousse detergente combinata con l'acqua micellare usata come tonico per ristabilire un pochettino l'equilibrio. Che durante la notte comunque, non so, il fatto di dormire, la pelle è un attimo stressata, quindi utilizzare un tonico potrebbe servire. L'acqua micellare non la uso per struccarmi assolutamente, cioè la utilizzo anche per struccarmi, ma è il suo ultimo scopo. La utilizzo a sera quando non metto prodotto sul viso, quindi trucco sul viso per detergere prima di andarmene a dormire. Quando invece mi trucco completamente, strucco gli occhi e le labbra a parte, inizio una passata veloce con uno struccante, che ora sto usando delle salviettine che quando finiranno poi ne parleremo, e come ultimo passaggio utilizzo quest'acqua micellare per completare la detersione del viso. Quando vedo che dopo due tre passate, anche se ho già struccato il viso, dopo due tre passate ancora vedo sul cotoncino tracce di trucco, detergo un attimo il viso con la mousse e poi ci ripasso questo e spero di aver pulito completamente il mio viso. Si spera, non si sa. Ultimo prodotto per questa recensione, immagino per la recensione dell'anno, sì. Non credo di riuscire a provare qualche altra cosa, comunque non ne parliamo ora. È uno shampoo della Pantene Pro V, zero siliconi, capelli fini, acqua light, shampoo, aiuta a nutrire i capelli fini lasciandoli ultra leggeri. La linea acqua light aiuta a rinforzare ogni singolo capello, nutre i tuoi capelli, non appesantisce i tuoi capelli. La nostra linea acqua light con detergenti microfortificanti aiuta a rinforzare i capelli fini lasciandoli ultra leggeri senza appesantirli. Allora, la confezione è molto carina, sembra veramente acqua dentro perché è trasparente, poi la confezione è bianca. Il profumo, c'è un po' di difficoltà ad aprirlo. Profumo, shampoo. Allora, io questo qua lo uso, diciamo, negli shampoo più frequenti, quando non voglio dare una piega particolare al mio capello, perché se voglio farmi liscio, i miei prodotti per farmi liscio. Se voglio farmi mosso, i miei prodotti per farmi mossa, questo shampoo lo utilizzo quando non so
come mi concerò i capelli, probabilmente più delle volte o metto un cerchietto o faccio una treccia, una coda, qualsiasi cosa. Quindi non mi interessa un prodotto che mi aiuti ad avere uno styling anche durante il lavaggio, quindi uso questo e sto a posto. Credo che con un capello sporco normale, un capello di tutti i giorni che si sporca, dopo 2-3 giorni uno se lo lava, funzioni anche bene. Mi è capitato che ho avuto l'influenza, ovviamente non ho potuto farmi lo shampoo per una settimana. Non facevo lo shampoo prima dell'influenza per 4 giorni, quindi sono stati 10 giorni con i capelli sporchi. Non so che è una cosa terrificante, ma se la vi. Quando ho provato a lavarmi i capelli con questo prodotto, a parte che ho dovuto fare 3 passate per sentire un risultato pulito nei miei capelli, mi ha lasciato in questa zona triangolare della forfora. Non so se avete capito. Forfora. No. Quindi per sciampi frequenti, normali, tutto a posto, anche una sola passata, deterge il capello, lo lascia senza residui, molto, molto morbido. L'ho lavato ieri pomeriggio, no, ieri a pranzo, era mezzogiorno, sono belli. E ieri hanno preso pure l'acqua, sono usciti bene. Quindi ho preso acqua e umidità ieri sera, poveri capelli miei. Comunque, ma mi stavo toccando i capelli e mi è venuto un grattino. Comunque, invece per capello veramente sporco non va bene, anzi rischiate, se avete il cuoio capelluto che è grasso, quindi se non viene deterso bene si rischia di ritrovarsi con la forfora. Questo prodotto non fa bene, quindi ci vorrebbe un altro tipo di shampoo in quelle occasioni, però per tutti i giorni ci piace. Ups, ok, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ragazze, in gamba!